cosa pensa di Gesù. Io personalmente ho grande rispetto e venerazione per la ragione che, se noi guardiamo nel mondo, vediamo che la religione più seguita in questo preciso momento è proprio l'insegnamento di Gesù Cristo. E quindi un numero così elevato di persone, se seguono il suo insegnamento, vuol dire che lui è un essere straordinario, altrimenti un gran numero di persone così non avrebbero seguito il suo insegnamento. E anche se noi andiamo a analizzare il suo insegnamento, possiamo ancora una volta scoprire che lui ha parlato l'importanza di buon cuore, amore, compassione. E queste sono cose che l'umanità ha bisogno, ecco, quindi per questa ragione io lo considero essere straordinario. Padre e io ti abbiamo cercato dovunque. Non capisco, madre, per quale ragione mi avete cercato dovunque? Non lo sapevate che mi avreste trovato qui, nella casa di mio padre? Dopo questo episodio, un lungo silenzio di quasi 20 anni. Di Gesù non ci viene detto più nulla fino all'inizio della predicazione. Dov'è stato? Chi ha incontrato? Com'è avvenuta la sua formazione? C'è chi ipotizza che Gesù, dopo il Bar Mitzvah, la cerimonia che per gli ebrei segna il passaggio all'età adulta, sia partito per un lungo apprendistato in Oriente. Una tradizione orale, ma che trova qualche riscontro in antichi testi in Pali, lingua affine al sanscrito, lo descrive nella città di Puri, dello stato indiano dell'Orissa. Qui, con il nome di Issa, Gesù avrebbe studiato i libri sacri dell'induismo, in particolare il Gita. La frase «porgi l'altra guancia» sarebbe il ricordo di un passo del Gita scritto 4.000 anni prima. Secondo questa credenza, qualche tempo dopo Gesù sarebbe andato a Benares, la città santa dei morti. Qui avrebbe operato alcune guarigioni e sarebbe entrato in conflitto con la casta sacerdotale induista. Proprio per questo sarebbe stato costretto a fuggire e a rifugiarsi in Tibet, in un monastero buddista. Dal Tibet sarebbe passato in Kashmir, dove avrebbe imparato la lingua iniziatica dei cultori dei Veda, i testi fondamentali dell'induismo. Se ne sarebbe ricordato sulla croce una frase pronunciata nel momento di massimo sconforto, Eli Eli lema sabachthani. Secondo gli evangelisti Matteo e Marco, vorrebbe dire «Dio, Dio, perché mi hai abbandonato?». Sarebbe infatti una citazione in aramaico del Salmo 22. Ma secondo i sostenitori della formazione orientale di Gesù, la frase, nell'antica lingua iniziatica dei Veda, vorrebbe dire «Signore, Signore, accoglimi nella tua luce». Gesù avrebbe poi intrapreso il viaggio verso casa, ma si sarebbe fermato per lungo periodo in Persia. Ad ogni sosta avrebbe appreso qualcosa che si sarebbe poi ritrovata nella sua predicazione, che infatti coniuga la tradizione dell'Antico Testamento con insegnamenti dal sapore orientale. Un altro racconto fantasioso rovescia la prospettiva. Gesù non avrebbe scoperto il buddismo nella sua educazione in Oriente. Sarebbe stato il buddismo ad accorgersi di lui. Il viaggio dei re magi per conoscere il bambino, il loro cadere in ginocchio davanti alla culla, ricorderebbe da vicino il rito di riconoscimento del piccolo Buddha da parte dei monaci buddisti. È venerdì, Gesù è inchiodato alla croce. Racconta il Vangelo di Marco. Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d'Arimatea andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto. Perché Pilato si meraviglia? Pensa che Gesù sia stato dichiarato morto troppo presto. Ma ottenuta conferma della morte dal centurione, concede il corpo a Giuseppe perché lo seppellisca.
Secondo una corrente dello gnosticismo e la setta degli Ahmadiyya, Pilato avrebbe avuto ragione di dubitare. Gesù non era ancora morto e, guarito grazie ad antichi medicamenti, sarebbe partito per l'Oriente ripercorrendo le strade già conosciute durante gli anni della formazione. L'Oriente dunque entrerebbe nella vicenda di Gesù prima e dopo la predicazione. Nessun documento certo, ma in molte regioni dell'Asia sono presenti racconti su un personaggio di grande saggezza vissuto nel primo secolo, dotato di poteri miracolosi che ricorda da vicino la figura di Gesù. Il nome cambia da una lingua all'altra, ma la radice rimane la stessa. Gesù, o meglio l'originale Yoshua, diventa spesso Yusuf o Yus. In Persia viene chiamato Yus Asaf. Asaf perché avrebbe guarito molti lebbrosi che da quel momento vennero soprannominati Asafi, purificati. In India molte sono le tracce di un personaggio straordinario chiamato Issa o Isha. Il passo da Yoshua è breve. In sanscrito Isha vuol dire signore. Nei Purana, testi religiosi induisti dei primi secoli d.C., si legge: sappi che sono Ishaputra, figlio di Dio, nato da una vergine, predicatore che porta la verità. E ancora, alla fine dei giorni tornerò come Masia, il Messia. C'è chi non ha dubbi che la figura così descritta corrisponda a Gesù. In Kashmir molte città hanno nel nome la radice Yus, Yusmar, Yusnag. Yusu, Yusuda. Ricordo si dice del passaggio di Gesù in quei luoghi. Le leggende si spingono oltre. Gesù, detto Issa o Yusasa, si sarebbe rifugiato in Oriente in compagnia della madre. Numerose sarebbero le tracce della presenza di Yusasa nel Kashmir indiano. Qui avrebbe a lungo predicato un profeta venuto da Israele. Ma si trattava proprio di Gesù, o come sostiene qualcuno, di un suo discepolo. La predicazione di Yus Asaf dura fino all'80, anno in cui il profeta muore e viene sepolto a Srinagar, in questo modesto edificio, conosciuto come il mausoleo di Rosa Bal. È strano che i resti di Yus Asaf siano orientati in direzione est-ovest, come vuole la tradizione ebraica, e non in direzione nord-sud, come è proprio del luogo. Nessuno potrà mai dire se queste siano davvero le spoglie di Gesù. Ma all'interno di Rosa Bal, sino al 1975, era conservata una croce in legno, oggi scomparsa. E accanto al sarcofago, un artigiano ha scolpito nella pietra le impronte dei piedi di Yus Asaf. In tutto il Kashmir non si trovano impronte come queste. Proprio dietro l'attaccatura delle dita sono visibili dei segni, come di antiche ferite. Tracce dei chiodi della crocifissione. L'anonimo artigiano credeva dunque che Yus Asaf, lì sepolto, fosse sopravvissuto ad una crocifissione e che si trattasse proprio di Gesù.